Salve gente, bentornati in questo nuovo video. Qui Revenge e oggi ci troviamo di nuovo sul mio canale per parlare di un argomento alquanto importante per me, che sarebbero i mates. No, frena, frena, che cacchio sto dicendo? Questo non è il modo giusto per iniziare questo tipo di video. Rifacciamo tutto. Allora, proviamo così. Salve gente, bentornati in questo nuovo video, qui Revenge e oggi ci troviamo di nuovo su Minecraft, qui per parlare di un argomento che per me è davvero molto importante. Allora, preannuncio, vi dico subito che questo video io non volevo farlo, però sono stato costretto. Ecco sì, così è abbastanza clickbait. Salve gente, bentornati in questo nuovo video qui Revenge e oggi siamo finalmente qui per vedere un video serio, serissimo. Scusate per l'intro iniziale, ma dato che l'avrete già capito 18 volte, oggi siamo qui perché dobbiamo parlare di cosa ne penso dei mates. Perché questo video tantissimamente tanto clickbait è apparso sul mio canale? Per chi non lo sapesse, io ho una pagina Instagram da 9500 persone che siete pregati di andare a vedere perché ve la lascio in descrizione, che gestisco con altri due ragazzi. Vi saluto tantissimo, ciao Marco, Mattia. E niente, praticamente che cosa dico in questa pagina? Facciamo meme su Minecraft generalmente, a parte i 28 dove spammo il mio canale come un beduino nel deserto cerca l'acqua. Sì, lo so, sono alquanto strano. Comunque, che cosa è successo? Dopo essere andato al Torino Comics, ho fatto una foto, sì, esatto, ho fatto una foto a un cartello dove c'era scritto che c'erano i mates e ho detto un paio di cosette. Sì, ho scritto una didascalia alquanto buona, sì, potrei non dirvi cosa c'era scritto, tanto poi è stato rimosso. Che me ne frega, no, c'era scritto occhio lì si prende il cancro. Cosa di indubbio gusto, cosa senza dubbio sbagliata. Io non sono però qui per scusarmi, non sono qui per dire che non ero consapevole delle mie azioni, come farebbe qualcuno per paura, appunto, perché nessuno qua ha più il coraggio di esprimere la propria opinione, che è una cosa alquanto brutta, secondo me. Comunque, no, io ero consapevole di ciò che facevo, so che non avrei dovuto, per carità, cioè, ci sta, alla fine ero stato più, diciamo. Io e un mio amico facevamo le battute, che vi devo dire? Ci ho pensato un attimo, ho pensato, ehi, facciamo questo post, chi mai potrebbe la prendersela male? Eh sì, se la sono presi male. Però non importa. Allora, niente, niente. Non sono qui per parlare di quel post, chi l'ha visto l'ha visto. Sapete che è una cosa sbagliata, raga, non fatelo, perché sennò poi vi linciano malissimo. Avete visto cosa hanno fatto a me? Si sono unfollowati in 20 la pagina, cioè, quindi abbiamo già capito che è. È una cosa tanto grave, comunque sì, la mentalità di alcune persone è alquanto chiusa. Io non dico però. C'è un follower per questo. Ci sono due tipi di fan, ragazzi. Ci sono i fan, quelli intelligenti, e ci sono i fan che appena gli tocchi l'idolo si cagano, ti ammazzano, cioè ti vogliono squartare la sorella. Comunque, niente da dire. Allora, che cosa. Questo poi dopo parliamo di un fan in particolare che spero che tu stia guardando questo video perché proprio ti meriti di vederlo fino in fondo perché è un insegnamento di vita, perché spero che tu non cresca con queste idee in testa. Andiamo avanti. Allora, raga, che cosa ne penso io di Maze? Partiamo con subito il principio. Io li seguivo, ok? Non li ho seguiti per tantissimo, per 6-7 mesi quant'era. Sì, un bel po', ma tipo in terza media quand'era. E niente, allora. Che cosa c'è da dire? Che poi non è che seguivano, non è, forse non si chiamavano neanche ancora Mates, era ancora il trio, ma perché? Allora perché? Io seguivo Surreal Power e Anima per i gods, perché Dread è uno dei migliori che possano mai esistere, Frax fa scassare. E mi piaceva un sacco quello che facevano, madò, che bello, solo che poi si sono un attimo rovinati. Ma non devo dirvi questo, io chi sono poi io per criticare? Io sono qualcuno, perché ricordatevi che chiunque in questo paese ha la libertà di opinione e può dire esattamente quello che pensa di tutti. Quindi quando qualcuno vi rinfaccia questa cosa, voi ricordategli che esiste una cosa chiamata libertà di opinione e di espressione e voi potete fare quello che volete. Allora, raga, che cosa ci sarebbe da dire? Molte, molte cose. Molte, molte cose. Partiamo dal principio. Scusatemi poi per questo gameplay di scarso livello. Che sto parlando con voi, non mi concentro. Poi non gioco alle Lucky War da un anno e mezzo. Comunque, penso che il loro intrattenimento non sia un grandissimo. Non mi fanno ridere. Hanno smesso di farmi ridere e ho smesso di seguirli. Punto e basta. Allora, che cosa c'è da dire? Il loro intrattenimento non è così bello per me. È una cosa soggettiva, non mi venite a dire fanno scassare da ridere. Comunque, la comicità è una cosa soggettiva. Non è oggettivo come pensiero, è soggettivo. È soggettivo perché nessuno fa ridere tutti. Tutti, tutti.
che ci sarà sempre qualcuno che non fa ridere. A me in questo caso non fanno ridere, non li riesco. Allora niente. È una cosa che dovete accettare. Comunque, andiamo un attimo avanti con questi pensieri alla Revenge. Allora, niente da dire. Io vi ho detto cosa ne penso di questo, però non vi ho detto tutto, ovviamente. Non mi fanno ridere, però non è che finisce lì la situazione. Trovo che il loro canale sia proprio senza contenuti, che non sia una di quelle comicità che proprio ti dice: ehi, adesso mi guardo sto video perché ho bisogno di sollevarmi l'umore. No, non è assolutamente quello. Secondo me è proprio una di quelle cose lì che guardi quando non sai che cosa fare, perché è davvero, non è una di quelle comicità che fa ridere, ok? Non fa assolutamente ridere, secondo me. Per me, poi, ve lo ribadisco, mi sto perdendo in questi giudizi soggettivi. A me non fa ridere, poi a voi può fa ridere. Penso che i loro contenuti non siano così altri, alla fine fanno sempre le stesse cose. C'è anche un sacco di cose, a parte che alcuni video sono proprio clickbait, proprio seguono troppo la moda. Poi vabbè, fanno Clash Royale, ma io non dico, un conto è Ciccio Gamer che ancora è capace, poi portava Clash of Clans da un sacco, e poi hanno tutti iniziato a copiarlo. Cioè non è che hanno tutti, perché ci sono un sacco di YouTuber che come Federonzo, Yakidale, Grax, che lo portavano ancora da prima, poi si sono persi un attimo, ma comunque non importa. Ciccio Gamer, ma non stiamo parlando di loro. Loro non sanno giocare. Cioè, alcuni tipo Anima o Sui non sanno giocare. Fanno proprio pena Clash Royale. Però lo portano perché fa views. Non mi devo soffermare su questo. Lo fanno un sacco di cose. Non mi devo soffermare nemmeno. Cioè, non mi devo nemmeno soffermare sul fatto che abbiano scritto il libro. Alla fine lo fanno tutti gli YouTuber. Sì, c'è tanto da dire sul fatto che agli YouTuber si è data la possibilità di scrivere un libro e a gente col talento magari non ce la fa mai perché non trova nessuno che riesce magari a credere in loro. Ma non importa. Quello è un altro discorso che magari vi potrebbe annoiare. Alla fine anche Barbara D'Urso ha scritto dei libri, cioè vogliamo parlarne. A questo punto, se hanno dato la possibilità a lei, diciamo che gli YouTuber sono proprio il meno. Siamo più o meno sullo stesso livello. Ciao Barbara, ti saluto. Mi sa che l'Istituto dei Ciechi di Milano mi sta guardando. Tu sai di che cosa parlo. Allora, parliamone un attimo. I Mates, ve l'ho detto cosa penso di loro. E ora passiamo al discorso che vi ho detto prima. Sì, io penso questo dei Mates. Ora non vi iscrivete o cose del genere, perché ve l'ho detto, è un parere soggettivo. Spero che chi si è disiscritto abbia una certa età mentale perché abbia sbagliato il pulsante, perché sennò poi se vi siete disiscritti perché ho detto queste cose qua, non ci siamo, eh? Non ci siamo. Allora, detto questo, andiamo avanti. Che cosa intendeva dire Revenge su questo argomento? Allora, io intendevo dire, congratulazioni per essere caduto di sotto, che voi non avete la certezza di chi siano i Mates. Più che altro di questo video, non di questo argomento, cosa sto dicendo? Che cosa vuol dire non avete? No, io so chi sono. Allora, ve lo spiego subito. Questo discorso mi è entrato in testa a causa di questo fan che ho nominato a inizio video, questo fan dei Mates, che saluto, spero che tu lo stia guardando, guarda, te lo giuro. Se guardi questo video sono proprio felice. Che cosa mi ha detto lui? Wow, come si vede che non li conosci? Dopo una lunga discussione mi ha detto come si vede che non li conosci. E io ora ti dico, perché tu li conosci? Tu sai chi sono i Mates? Tu lo sai? No, perché davvero? E lui mi ha detto: sì, io lo so, oggi sono stato lì con Stepney e mi ha firmato due autografi. È stata una brava persona e io li conosco. E qui mi sono cadute le braccia. Tu conosci una persona perché ci sei stato 2 minuti a parlare, perché ti ha fatto un autografo? Perché guardi i suoi video. Tu non conosci questa persona, voi dovete mettervi in testa questo, su internet pubblicano tante di quelle cazzate, nessuno è quasi al 100% sincero, ok? Neanche io in questo momento, magari io sono il loro fan più sfegatato, se sono andato lì a farmi 2 ore di coda solo per vederli, ora voglio fare solo clickbait. No, mi spiace, non è così, chiedete ai miei amici perché almeno ve lo assicurano. Comunque, non importa. Raga, ve lo spiego proprio bene, ma in parole povere, voi non saprete mai il 100% di loro. Loro non saranno mai al 100% trasparenti con voi. Ma è ovvio, ma poi sì, è una cosa giustificabile. Loro non possono mica raccontarvi tutti i loro dati privati, le loro cose. Cioè, state un attimo calmi, però non mi vieni nemmeno a dire: ehi, io lo conosco perché mi ha fatto questo e mi ha fatto quello. Tu non me lo vieni a dire. Perché a quel punto lì io inizio un attimo a dubitare del fatto che tu sia serio e intelligente. Perché non è possibile che tu mi venga a dire una cosa del genere. Perché, no, mi spiace, non è così. Ok, non è così. Nessuno
può dirmi una cosa del genere e pensare che io lo prendo sul serio, va bene? Perché non è così. Loro possono fingere tutto. Raga, non mi venite a dire, oh, sono stati molto disponibili. È vero, sono stati disponibili, ma non vi possono mandare a fanculo, ok? È una cosa che devono fare su due autografi alla fine. E poi loro sono stati seduti tutto il tempo. Un conto sono Eren, Metano e quelli lì che sono girati in mezzo alla fiera tutto il tempo, che stavano lì e si cagavano tutte le persone vicino al loro stand delle magliette, penso fosse. Che stavano lì, appunto, parlavano, eccetera, eccetera, facevano le botte, il flip con i loro fan. E quello è un conto, loro sono stati tutto il tempo seduti, alla fine manco si ricorderanno di chi gli è passato davanti. Detto ciò, tu volevo rivolgermi anche a te, e anche a chi come lui la pensa così, perché è una cosa sbagliata, è un insegnamento che vi servirà davvero per quando andrete avanti. Le persone che trovate su internet non sono mai trasparenti. Mai. Non del tutto, perlomeno. Non tutti sono al 100% trasparenti con voi. Ve lo dovete mettere in testa, raga. Se no, verrete raggirati, ma male poi, male. Cioè, se pensate, esempio stupido, ci sono addirittura i pedofili su internet. È un pratico esempio di quelli che non sono sinceri manco per sto cazzo. Ok? Comunque, non importa. Non sto paragonando i mates a dei pedofili. Per favore, non me lo venite a scrivere nei commenti, perché sennò lì davvero mi metto a vomitare male nel cesso. Comunque, io il mio parere ve l'ho espresso. Vi ho detto cosa pensano i mates. Cosa penso dei mates, scusatemi. Vi ho detto perché è stato fatto il post. Non mi sono scusato perché io non mi scuso per queste cose, perché non sono una coda di paglia, ok? Non ho la coda di paglia, non ho paura di esprimere la mia opinione, scusatemi tanto, perché ci sono tante persone che devono avere paura di queste cose qua, ma io mi spiace, non ce l'ho. Detto ciò, stiamo fuorviando dall'argomento principale, direte voi, no, ma l'argomento io ve l'ho detto, cosa penso dei mates. Ve l'ho detto del loro intrattenimento, ma io principalmente ve l'ho fatto sto video perché volevo dirlo a quel ragazzo lì. Sinceramente, cresci un attimino. Perché poi, vabbè, anche a tutti e 20, a followare la pagina, ho capito, però raga, ci sono cose ben peggiori. C'è gente che insulta, proprio ci sono persone che insultano e fanno battute sull'Olocausto. Ci sono gente che minacciano di morte e sono ancora lì come niente, come se niente fosse mai successo. E io mi devo vedere unfolloware la pagina perché ho pubblicato un meme. No, vabbè, non troppo scherzoso, però comunque nemmeno troppo infamone, cioè capite che ho failato tasto. Però vabbè, raga, ve lo dico proprio chiaro, 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 chiaro. Io sono così e faccio le cose d'impulso, ma non importa. Detto ciò, raga, io vi ho espresso tutto quello che dovevo esprimere. Ve l'ho detto, il mio pensiero sui mates è quello, perché alcuni mi hanno chiesto cosa ne penso dei mates. Mi spiace, non potete andare a controllare se l'ho fatto per clickbait, perché il post l'abbiamo cancellato. Alcuni mi hanno chiesto cosa penso dei mates, ho chiesto, volete che faccia un video? Mi hanno detto un sacco di persone di sì, allora a sto punto io lo faccio. E boh, niente. Che vi devo dire? È anche una cosa di insegnamento. Voi le persone su YouTube non le conoscete. Detto ciò, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like, un commento, iscrivetevi. Ditemi se condividete la mia opinione. Hashtag io sto con Revenge nei commenti. Bella raga. Soprattutto, se siete qui e non avete mai visitato il mio canale, ma fatemelo un favore, andatevela a vedere la serie Survival, che siamo al sesto episodio. E dai, che se no la nonna non vi fa gli agnolottini domani a pranzo. E al pranzo di Natale ve lo scordate lo zabaglione, avete capito? Ve lo scordate, anche la crema pasticcera. Quindi non mi venite a dire queste cose qua, eh? Sei tu, che volevi il panettone con lo zabaglione. No, 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 se non lasci like e non ti iscrivi, non ce l'avrai. Passa a vederti sta serie survival, bello. Spammiamo un po' proprio a merda, perché c'ho bisogno di sfamare i miei pinguini, perché li tengo in cantina e io sono una persona cattiva. Detto ciò, dai raga, io vi ho detto tutto, vi ho detto tutto. Vi auguro un buon Natale, buona vigilia, buone feste, anche se oggi è il 22, quindi è un po' presto per fare gli auguri, ma non importa. È finita la scuola e niente. Qui da Revenge è tutto, ci vediamo in un prossimo video.